Buongiorno, bentrovati, buon mercoledì 12 maggio. Ecco il Vangelo di oggi, secondo il nostro rito ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: «Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me. Io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, io vi dico, chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò». Parola del Signore. Gesù ci invita ad avere veramente fede in Lui, a riconoscere che io sono nel Padre ed il Padre è in me. Il Padre e il Figlio sono una cosa sola. Il Padre è nel Figlio, il Figlio è nel Padre. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono l'unico Dio. Gesù ci invita a riconoscerlo come l'inviato del Padre, come il Figlio unigenito del Padre. E per questo ci invita a chiedere al Padre nel suo nome, a pregare nel nome di Cristo. Ed è quello che fa la Chiesa tutti i giorni, se ci pensate. Per Cristo nostro Signore terminano le orazioni, o per Gesù Cristo, eccetera, quanto segue. Pregare nel nome di Cristo è quello che la Chiesa ci insegna a fare. E vogliamo veramente avere questa fede profonda e riconoscere che conosciamo il mistero del Padre conoscendo il mistero del Figlio. Vogliamo affidarci al Figlio e credere in Lui. Vogliamo affidarci al Figlio per compiere le opere del Figlio. Gli Atti degli Apostoli ci raccontano che quando Pietro passava cercavano di mettere la gente vicina a lui perché almeno la sua ombra le toccasse. Quelli che erano coperti dall'ombra di Pietro guarivano. Miracolo così grandi non li fece Gesù, ma li fece Pietro, che pregava nel nome di Gesù. Chiediamo la grazia di una fede profonda e viva nel Figlio di Dio, nel Padre che l'ha mandato, nel Dio Trinità d'amore, nel Dio Trinità d'amore. E preghiamo gli uni per gli altri. Buona giornata. Sia lodato Gesù Cristo.